Volare sulle note del quarto stormo è stato possibile grazie ad Agimus Grosseto, all'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto diretta dal maestro Andrea Colombini e al pianoforte della talentuosa Michelle Candotti per festeggiare i 100 anni dell'Arma Azzurra. È un concerto sui generis, secondo me unico. Abbiamo voluto unire la maestria, la professionalità dell'Orchestra Sinfonica della città di Grosseto insieme ai valori aeronautici, in volo sulle note del quarto stormo. Un'organizzazione che è stata resa possibile grazie agli uomini e donne del quarto stormo, grazie agli sponsor. Tutti quello che riceviamo tramite l'acquisto dei biglietti sarà interamente devoluto a beneficio dell'acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche a favore dell'AIRC. Concerto strepitoso dentro l'hangar, sono stati festeggiati 100 anni con un'emozione unica. Abbiamo volato insieme a loro, hanno volato anche le persone che forse non sono mai salite su un aereo. E cosa significa fare un concerto all'interno del quarto stormo? Un atto di onore e di amore che noi facciamo nei confronti dell'aeronautica militare. La prima parte del programma è il primo tempo del concerto per pianoforte e orchestra di Piotr Ilyich Tchaikovsky, grande autore russo, e siamo anche particolarmente contenti che stasera come ospite d'onore ci sia la direttrice generale della Casa della Cultura della Russia, dottoressa Daria Pushkova, che viene appositamente da Roma per vedere la performance di Tchaikovsky e per vedere questo programma La Musica da Film, perché vuole portare l'orchestra e l'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, l'Orchestra Filarmonica di Lucca come ambasciatrici di pace e di buona volontà per un legame che speriamo di poter ricostruire fra l'Italia e la Russia. Questo per noi è un grande onore e un grande piacere.